E adesso in Piazza Grande parliamo di inquinamento non dovuto alle polveri sottili ma ai decibel. Perché? Beh, perché l'inquinamento acustico forse è ancora più subdolo di quello dell'aria. O forse no, insomma, ad ogni modo i rumori minano sicuramente la qualità della vita, non c'è dubbio. Il rumore è un problema nazionale, così come ha dimostrato l'ultimo tour del treno verde di Legambiente. Rossella Muroni è direttore generale di Legambiente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quanto sono rumorose le nostre città? Molto. Purtroppo sono ancora dei luoghi in cui la qualità della vita è minata anche dai livelli di rumore, che come si diceva giustamente, come dire, sono dei parametri che non vengono presi in considerazione, vengono fortemente sottovalutati e invece influenzano profondamente i livelli di stress. Certo. Di qualità della vita, appunto, e di salute dei cittadini italiani. Voi avete proposto di tassare il rumore. Qualcuno dirà ci mancava solo la tassa sul rumore. Come la intendete questa tassa? Beh, io sono convinta che tutti quelli che convivono con attività commerciali, ad esempio, molto rumorose o che vivono in centri o in zone della città particolarmente rumorose sanno di che cosa stiamo parlando, sanno quanto, come dire, è debilitante anche la convivenza con il rumore, quanto influenza anche la qualità del sonno, ad esempio. Certo. E di conseguenza anche proprio la qualità della vita, ma in generale il benessere, no? Delle persone. Quindi nel momento in cui si valuta gli effetti secondari di una data attività, secondo noi dovremmo, diciamo, oltre, non so, alla produzione di rifiuti, si dovrebbe prendere in considerazione anche i livelli di rumore, sulla base del principio che per noi vale sempre, che chi inquina deve pagare. Pagare, certo. Ma quali sono i rumori più invadenti, quelli più invasivi? Ci sono rumori evitabili senza troppe complicazioni? Beh, innanzitutto il rumore più pervadente, continuo e ossessivo delle nostre città è quello legato al traffico veicolare. Noi questa cosa l'abbiamo riscontrata anche per il fatto che laddove calano le sostanze di inquinamento atmosferico, quindi gli inquinanti tradizionali, lo si deve magari all'aumento, diciamo, al miglioramento della tecnologia sulle automobili, ma il rumore invece rimane una presenza fastidiosa e ingombrante, dovuta anche al manto stradale disconnesso. Insomma, le nostre città sono piene di buche, hanno asfalti vecchi, quindi c'è anche una componente di questo tipo, di tipo strutturale. Però sicuramente il problema vero è che nelle nostre città circolano ancora troppe automobili e questo è un dato generale. Poi ci sono le attività legate sicuramente al turismo, alle attività commerciali. Lì di nuovo c'è una mancanza di politiche generali e di controllo che invece, insomma, andrebbero fatte, funzionano ovunque in Europa e sicuramente eviterebbero conflitti anche nella gestione della competenza tra attività commerciali, turistiche e residenziali. Insomma, ci vorrebbero amministratori che decidono e che in qualche maniera anche influenzano gli stili di vita. A proposito di rumori evitabili, non vorrei banalizzare, ma insomma, evitare il clacson già aiuterebbe molto. Sì, decisamente. Ci sono poi dei rumori ai quali ci si abitua, no? Ci si assuefa, per esempio, al rumore del passaggio del treno. Sì, esatto, lo dico io. Quantomeno parzialmente. Ecco. Però forse il nostro cervello comunque lo registra, insomma, e ci dà una sorta di malessere nel tempo. Sì, sì, c'è, come dire, anche laddove noi non avvertiamo in maniera vigile il rumore, certo, c'è comunque una registrazione da parte dell'organismo della presenza del rumore, quindi sicuramente c'è una influenza moltissimo, ma io credo che in generale si sottovaluti i livelli di rumore, anche perché noi viviamo in una società e abbiamo una cultura in cui il rumore è frutto, diciamo, è legato, no, alla produzione, quindi in qualche maniera è un dato positivo e se ne sottovaluta l'aspetto negativo. Quindi, insomma, tassiamo il rumore, questa è la proposta di Legambiente. Saluto e ringrazio Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente. Buongiorno, saluti a tutti.